Io sto già in registrazione. Dell'assemblea sta dappertutto YouTube, Meetup e Facebook. Sono sette video, sì. O la trovi, diciamo, partendo dalla pagina mia, vedi tutte e sette i video. Sul mio nome, Gennaro Giuliano. Vai là, oppure vai sul mio canale di YouTube. Se tu dopo mi dai il nominativo, io ti, diciamo, ti do l'amicizia e te la dico. Sì, Saverio, dove sta? È mio fratello, sì. Belle. Sì, è carattere suo. Di Eredantessa. Ok. Comunque tu, se ti ricordi anche il mio, basta che tu. Se no stiamo già in amicizia. Bravo. Sì, dove mi devo mettere? Prego. Allora mi. Ok. Perfetto. Saverio? Sto bene qua? Sì, stai bene. Sì, fammi pure la fotografia. Stiamo anche già in registrazione qui, eh? In contemporanea puoi prendere la macchina fotografica. Fuori questa sigaretta, non per fuori, perché se la sigaretta mi fa fare il giorno, fa 10 euro di multa. Come ha fatto nella legge? Metto a fuori di essere già per paura. Buonasera a tutti quanti, siamo qua per praticamente per fare gli ultimi dettagli di una fiaccolata che ormai sembra che sia. Sentita abbastanza bene, sembra, perché mi arrivano adesioni da tutte le parti. C'è Pina che mi ha detto che verrà il professor Comella, c'è il signore dove siamo stati stasera che verrà lungo il presidente dell'AMD Associazione e tante altre ancora mi telefonano, mi fanno un cenno di adesione. Quindi penso che sia molto 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 partecipato. Dovremmo solo vedere le associazioni che sono presenti stasera, e quindi le associazioni che ne fanno parte di questa cosa, tranne Ciro di Francia che si è scusato perché l'abbiamo lasciato ancora nella fossa dei dolori che stava combattendo con Natale. Il delinquente di Natale. Attenzione alle parole che diciamo. Anche perché oggi proprio. Contegno. Il delinquente di Natale che praticamente. Per un'ora io sono stato affascinato da quell'uomo, perché lui ha parlato effettivamente veramente della vulcanologia e ci ha fatto capire chi è che stava con me. Vincenzo Del Duca. Vabbè. Lui ci ha fatto capire dalla A alla Z tutta la vulcanologia, le varie manifestazioni di eruzione, c'è stato un tipo di eruzione che è fatta con la lava, c'è stato un tipo di eruzione che è fatto con lo scoppio. Ci ha spiegato per filo e per segno tutto. Io sono stato affascinato perché è un uomo che conosce la sua materia, però davanti al dio denaro si ferma tutto. Cioè, praticamente, lui ci ha fatto capire benissimo. In un primo momento diceva che lui non ha nulla a che vedere con l'azienda che deve fare l'impianto. Poi in un secondo momento ci spiegava che praticamente questo impianto non aveva nessun impatto sul territorio. A che si è alzato un signore di Agnano? Come non c'è nessun impatto? La scia non può essere stata accertata perché questo è un impianto da 30 metri di altezza per 50 metri di larghezza e in più tutti i tubi di collegamento tra l'aspirazione e la reazione all'interno dei liquidi all'interno della crosta terrestre praticamente è attraverso dei tubi e questi tubi andrebbero praticamente a devastare tutta l'aria della soffatà. Questa domanda il professore non ha risposto. Un'altra domanda che ci ha fatto Ciro di Francia dicendo che il sindaco di Pozzuoli è contrarissimo a questa perforazione. Ma bensì lui appoggia la bassa entalpia, cioè quindi massimo 100-150 metri e non 950 metri. Lui ha risposto al telefono. Alla terza domanda che gli ho posto io, ho detto: dottore, mi scusi, se lei dice che in pianura padana c'è bisogno di scendere dai 3.000 ai 4.000 metri per trovare 60 gradi di temperatura, come mai lui qua a 10 metri il tennis hotel tira acqua a 95 gradi che ha problemi di raffreddamento, cioè deve prima metterlo nel riscaldamento, deve raffreddarlo prima nella vasca.
mi faccia capire, può essere che questo fatto è dovuto a un fatto che noi siamo in una zona molto più pericolosa, molto più a rischio? Facci questa domanda. Cioè non rispondeva alle domande più importanti. Quindi per me una persona del genere non so come chiamarlo, cioè, mentre stai facendo un convegno con 50 presenti, tre persone al pubblico, fanno tre domande, una più importante dell'altra, e tu rispondi al telefono senza rispondere alle persone presenti. Nessuno va incalzato. Incalzando, no, c'è la telegamera, c'è tutto filmato. Questi giorni è uscita la zona di Dozzo, la più pericolosa. La più pericolosa. Ma lui stesso per un'ora, mi c'è, che ci ha detto il professor De Natale per un'ora? Ci ha spiegato che... No, ma la prima parte è bellissima, tu sei rimasto a fare... Vieni, Vincenzo, entra. No, sto provando per rispetto a vecchio. La prima parte, la prima mezz'ora di cose, praticamente questo ci ha spiegato che il vulcano, con l'eruzione del Vesuvio del 79, è una cosa che non ha nulla a che vedere. E lui stesso ci ha detto che molto probabilmente l'estinzione dell'uomo di Neanderthal è dovuta all'esplosione dei campi flegrei. E quando la figlia, appena dodicenne, appena dodicenne, ci ha detto nel 2012, quando lui ha iniziato questa prima perforazione di 500 metri, che risulta esserci, praticamente ha detto: guarda che mia figlia, proprio mia figlia, ha detto: papà, tu lo sai, sopra all'apice, cioè alla piramide, che dice come finirà, come si estinguerà il mondo, con un'esplosione dei campi flegrei, tu stai perforando una caldera dei campi flegrei nel 2012. E lui si è fermato. Lui si è fermato nel 2012. Ora stanno riprendendo questo progetto che secondo me è folle, perché io poi dopo ho parlato con Mastro Lorenzo, ho preso una mezz'oretta, nel caso che no, a prendere. E Mastro Lorenzo ha detto che questo è uno che va denunciato, è un folle, cioè proprio un delinquente. Cioè, visto praticamente per arricchirsi, che alla fine, mentre una signora del pubblico ha detto: vabbè, ma noi ci ritorna qualcosa sul territorio come abitanti di Agnano, di Napoli, no? Perché questa dovrebbe essere una sorgente di soldi, di ricchezza che dovremmo noi usufruire. No, perché questi primi progetti sono dei progetti pilota, quindi tutto quello che si ricava a livello monetario a noi come cittadini non ci viene, cioè a noi ci vengono solo i rischi, i ricavi sono di questa azienda. Allora a me, quando praticamente mi è venuto in mente di fargli questa domanda, dico: come mai poi questa società Electric è una SRL? Geoelectric è una SRL, cioè una società responsabilità limitata. Società responsabilità limitata vale a dire che tu praticamente disponi solo del capitale interamente versato. Quanto è? 10.000 euro. Io ho sbagliato, anche il Movimento 5 Stelle nel Parlamento ha parlato di questo. Sì, è stata fatta già l'interrogazione parlamentare proprio per dimostrare che è incompatibile il professor Di Natale, non può fare il presidente di Natale. Non può fare il presidente degli NGP, perché c'è incompatibilità, un conflitto di interesse. Quindi vabbè, mi ha affascinato, alla fine le domande gliele abbiamo fatte, lui non ha risposto assolutamente a nessuno. C'è Ciro di Francia che l'ha incalzato su questo fatto. Il fascino iniziale, come detto, che si è conclusa una delusione per quelle che sono state praticamente poi dopo la reazione, no? È chiaro, il progetto del vulcano. Ci sono ancora dei dubbi. È chiaro, perché tu, mentre mi vieni a dire che quello è il vulcano più pericoloso al mondo, e l'uomo di Neanderthal molto probabilmente si è estinto perché è scomposo, sono esplosi i campi flegrei, poi mi dici che tu lo stai bucando a 950 metri. Che probabilità c'è che probabilmente questo progetto possa andare avanti? 100%, perché venerdì è stata già al Ministero della Mente. Sono state l'osservazione al Ministero della Mente, però osservazioni che non avranno nessuna valenza sulla concessione. Il Ministero delle Sviluppo Economico. La concessione già è stata la Ministero dello Sviluppo Economico darà sicuramente la concessione. Lo darà. Sì. Fino al 3 luglio sono state osservazioni da parte anche dei cittadini, comitati, associazioni. Però poi ci sarà brevissimo la concessione. Cioè la regione e la città metropolitana. Allora la regione dovrebbe dare un parere consultivo. Però, anzi, una volta che proprio il parere obbligatorio, cioè doveva avere l'autorizzazione. Però con lo sblocca Italia, l'articolo 38, le rivelazioni si tratta di un caso nazionale, cioè una priorità nazionale. E quindi ha avvocato lo Stato a sé le concessioni. Ministero di Sviluppo Economico, se non è molto nulla. Neanche De Magistris ha fatto qualcosa, pure che avevano detto che... Però Figliolia, io vorrei sapere Figliolia che ha detto. E ha detto che lui è contrario a questa rivelazione, loro anzi sono favorevoli a una bassa entalpia, quindi delle rivelazioni che arrivano non più di 150 metri, ma assolutamente non questa qua da 150 metri.
Il territorio di cui in questione è proprio di Pozzuoli, quindi Giulia. Che differenza fa tra le due tecniche? Noi. Non solo profondità, è praticamente se tu stai a 100-150 metri trovi per esempio 150 gradi, se scavi a 950 metri trovi 300 gradi, quindi il coefficiente di ritorno per ogni kilowatt investito tu recuperi 100 kg. 100 volte quello che tu investi. Poi la caldera provocando La cosa bella è che lui ti diceva tutte le criticità della zona, dell'area, del vulcano più potente al mondo, ti diceva tutto, con un'eruzione la più cattiva, quella esplosiva, cioè quella che praticamente nel giro di pochi secondi distrugge aree di chilometri quadrati, però diceva che era comunque possibile trivellare. Vabbè, vediamo a noi. Avevo un dubbio che poi non ho espresso, non ho detto. Cioè, volevo dire, prendendo questa sostanza, alla fauna, no, questa sostanza l'era, 100-200 gradi, che passa nella turbina, verso un corso e poi ritorno nella falda. E ritorno nella falda acquifera, nella falda, nel terreno. Ma percorrendo il percorso, diminuisce il... Nella fase di pompaggio, trasporto e reimmissione. Ecco quello. I criteri di sicurezza quali sarebbero? Cioè, quando diminuisci temperatura ritorna alla falda. Con quale metodo praticamente in effetti avrebbe tecnicamente questa operazione di pompaggio, soprattutto senza capire il sistema idraulico e la consistenza meccanica. Hai centrato più il problema. Dove uscire per pressione all'uomo? No, ve lo spiego, perché a me questa cosa me l'ha dato personalmente Mastro Lorenzo. Mastro Lorenzo me l'ha inviata via mail e me la sono stampata. Queste sono tutte le lezioni che mi ha mandato al ministero. Ma voi pensate che significa che Marco non ha pompato praticamente? Tu hai centrato il problema, perché lui dice tra le prime righe... Non è il Marco, è acqua. Quello è un grosso serbatoio d'acqua che sta a circa 900 metri, perciò arriva a 900 metri. Poi più sotto c'è il magma. Però la cosa che dice in estrema sintesi Mastro Lorenzo è che non è dimostrabile scientificamente che se io faccio un foro, e lui lo vorrebbe fare anche a 50 metri, perché tecnicamente non è dimostrabile, però a 50 metri uno fa pure un palazzo, voglio dire, no? Se tu arrivi a 900 metri, già a 500 metri hanno avuto un grosso problema. Non è dimostrabile che tu non scateni una serie di effetti che arrivano fino alla caldera che possono portare a un'eruzione, che ci sono già stati nelle Azzorre, ma anche qua hanno dovuto, perché si fa anche un'esplosione di fango che ci vogliono anni, ci sono esplosioni di fango che continuano. Quindi dove c'è un bradisismo molto alto. Ormai voglio dire sta a 8 km. Però è chiaro che se tu lo dovessi sollecitare, non è dimostrabile l'instabilità del mare, poi non porta in un'eruzione. Anche la peggiore, la vita come infatti il terreno lui sottosuolo si è alzato nell'ultimo anno di 20 cm. La zona di la zona sotto di 20 cm, l'ha detto. Ma meglio fuori No, hanno fatto naturale questo. Meglio che ci sia, però è per far capire che non è stabile il terreno. Se volete le tre righe che Mastro Lorenzo mi chiedeva di dire, buonasera. Le tre righe che Mastro Lorenzo mi diceva di fare la domanda al professore sono queste qua. E chiudiamo con e chiudiamo. La bibliografia internazionale evidenzia che la reiniezione di fluidi ad alta pressione nel sottosuolo causa una sismicità, si chiama sismicità indotta, di non elevata magnitudo, a meno che non inneschi terremoti a causa di energie già accumulate nel sottosuolo. Perché loro stanno facendo questo? E lui a questa domanda non ha risposto, cioè praticamente si è partito da vediamo, perché sono venuti qui gli amici di Soccavo. Associazione di Tenderi Soccavo, che dobbiamo parlare della fiaccolata, ovviamente. Quindi
Quindi Roberto? Vabbè, questo pure è un argomento che ci interessava, perché noi non sapevamo niente riguardo alle trivellazioni. Se volete vi potete fare una copia di questo qua, interessantissimo, perché abbiamo visto stasera, lui stesso ci ha detto che la zona rossa qual è, proprio pianura, soccavo, cioè per i denti, noi praticamente saremo i primi a morire. Perché è praticamente provato, cioè, mentre mediamente i venti Napoli in questo lato qua. No, ma poi un altro fatto, non Napoli è protetta dalla collina di Posillipo, mentre noi qua praticamente siamo in una conca. No, ma infatti è una cosa che ci interessava, solo che non sapendo dove dovrei andarci, non lo so, quando il fatto del motivo. Se vi interessa dopo c'è tutto la studio, ma non c'è. No, sono documenti. Però si può scrivere. Quindi ve lo posso passare anche via mail. Dopo ci metto. Chi mi dà la mail ve lo passo via mail. Sì, sì. No, volevo dire questa cosa qui, volevo avere una breve, brevissima parentesi. Sulla intervista pure che ho fatto domenica 13. Secondo me i sindaci Napoli Pozzuoli, un'altra volta chiamati in causa, dovrebbero prendere posizione ma più ferma su questa situazione. Che loro come capo della protezione civile dovrebbero tutelare la salute dei cittadini. Quindi secondo me loro dovrebbero fare di tutto per cercare di evitare queste trivellazioni. Quindi io credo che forse diciamo insieme al gruppo No Trip, già organizzati, vari comitati che stanno operando sul territorio, insieme a magari queste dovremmo fare forse una qualcosa in più nei confronti dei sindaci, anche con tutto il Ministero, a Roma, forse coinvolgendo pure i nostri di Valla Montana. E fare una richiesta specifica di ai sindaci di non interessa. No, la faccenda è questa. Secondo me bisogna fare proprio questo. Allora, il primo ordine del giorno è la calcolata. Il secondo non c'è. Infatti possiamo aggiungerlo se sono d'accordo. Allora, io volevo, sulla calcolata volevo sapere se era stata fatta lo striscione, se c'era il megafono. No, perché penso che sia importante da le cose da fare. Striscione e megafono. Il percorso, l'accessibilità delle persone, se anche persone, diciamo, difficoltà. Difficoltà se possono accedere. So che c'è un doppio percorso, no? Mi sembra. L'accessibilità è garantita dal fatto che noi stiamo su strada, quindi dobbiamo fare la fiaccolata camminando sulla strada più lunga. Allora, c'è stato il buco e non te la possiamo. No. Lo striscione ne abbiamo due, io l'ho consegnato a Umberto che si è preso l'incarico di scriverlo, però dopo concordiamo se ti d'accordo con la frase. Io metterò lo striscione del 2000. Tu metterò lo striscione di Vangelo. Allora, finiamo. Se mi date l'incarico, che io vengo da lavorare verso le 7:30. Se mi date l'incarico di attrezzarlo a voi, con i lumini e con i tu ci aspetti già là con i lumini e con la arriveranno a lavorare, quindi vorrei con qualche amico che lo faccia appunto abbiamo realizzato questa accezione di lumini sul muro e c'ho questo striscione che è questa fase che uno è da in diretta collegato con pianura di separare uno svuota mi rende di notte mi alza dal letto quindi questo striscione lo metto lì e ci dai e ci scrisse questa qua solo chi è vicino a un malato terminale capisce il danno di un cittadino dei pisani. E uno esce leggendo dice fate sotto c'è scritta no alla discarica ovviamente la cancellerò lievemente per fare che non si sono della lotta che noi abbiamo fatto altri due mani non faccio bene in meno perché il fatto di tornare stiamo lottando non da oggi cioè oggi è un prosieguo di una lotta che stiamo facendo adesso a me tu scrivimi quando vuoi allora questa manifestazione mi ha colpito molto perché non so io ho perso mia moglie 3 anni fa una donna che non ha mai fumato una bici di sangue conducevo una vita regolare morto con un cancino quindi la sento molto e vorrei che non ci fossero problemi questa manifestazione, perché come me molti di loro la sentiranno come una commemorazione per i loro cari. Quindi chiunque viene alla manifestazione, e attenzione può venire anche qualcuno che può disturbare, provocare. Non dobbiamo contestarli, chiunque viene, sì, ma questo è scivolato, perché deve essere una cosa bella. Anche il sindaco dei magistri potrebbe venire. E potrebbe venire, ma io ho sentito qualcuno, no, non esiste proprio, chiunque viene. Non deve essere contestato nessuno. Le polemiche si fanno in un'altra sede.
perché se no o qualcuno può venire anche qualcuno per disturbarvi e non vi pensate proprio. Ok, la faccenda è questa: se qualcuno viene per disturbare, come ci si comporta? Cioè, se fa casino, come sì, ci si comporta? C'è una cosa di polizia, la polizia. Sì, 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 non dobbiamo perché questo vogliono, che noi intendiamo. Se creiamo una security nostra di poche persone che gestiscono. E per la sicurezza che fai di poche persone, che ci stai contro, che succede? Almeno da fuori, capito? Pensiamoci alla polizia, pensa che... Se sì, la vedono loro, no? Tutti quanti. Se il sindaco ci va... La polizia, Vincenzo. Sì. La polizia. Io voglio vedere il sindaco che si apre. Facciamo un gruppo di sicurezza, andiamo noi come... Allora, nel silenzio, okay. Non andiamo... Quello che diceva Vincenzo è che ci sono persone alle quali si... Ci non va. In che senso non va bene? Nel senso che noi abbiamo un corpo di polizia, che loro sono stati... Loro hanno detto l'autorizzazione. Fatto, ho fatto la comunicazione l'ho pure da integrata praticamente la copia col titolo un giorno me la farai vedere. Aspetta, però c'è veramente mi sono dimenticato pure che l'umido. Ma io qui siccome abbiamo comunicato per te sì già avuto un po' di... Allora c'è Teresa a parlare. No, non è scritto perché vengo pronto sempre e poi è di stile. No, scrivimi. Il compito del moderatore è quello di stilare quando uno parla con te. No, vabbè, volevo dire che comunque credo che comunque ci sarà una buona presenza a questa fiaccolata e sono concorde con Paolo. Col fatto che potesse venire qualcuno, ma relativamente a contestare, io credo che non ci saranno contestazioni, ci sarà soltanto l'accaparraggio della visibilità. Quindi non credo che verranno come disturbatori, ma verranno soltanto per stare lì a diciamo esibirsi. Quindi questo potrebbe scatenare, tra virgolette, per loro l'ira invece organizzato, ma siccome noi questa manifestazione la sentiamo come, proprio hai detto tu, come commemorazione, perché noi nelle riunioni precedenti, dove non abbiamo avuto il piacere, invece abbiamo stasera il piacere di averti adesso e per sempre, parlammo proprio di questo, che i morti appartengono a tutti e il dolore è una cosa di tutti, non ha un colore politico, non ha un partito. E quindi per questo poi decidemmo di non farlo sotto la bandiera del Movimento 5 Stelle, perché i 5 Stelle siamo noi, quindi non c'è bisogno che alziamo una bandiera. Noi tutti i giorni, con il nostro operare, con il nostro fare, con il nostro dire, dal parrucchiere, dal salumiere, al gazebo, a scuola, chi ha lavoro, portiamo avanti l'idea dei 5 Stelle. Le persone lo sanno. Quindi non c'è bisogno, quindi chiunque verrà là per prendersi qualsiasi tipo di visibilità, credo che verrà a farsi solo una passeggiata e forse per la prima volta farà una cosa buona, ora non mi interessa. Non c'è bandiera. Non c'è bandiera. Io oggi ho notato proprio questo e credo che noi oggi abbiamo un grande vanto attraverso questa fiaccolata. Abbiamo realizzato la rete. Buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo realizzato una rete. Questa rete credo che non debba disperdersi dopo la fiaccolata, cioè dopo l'evento. Perché quello che notavo anche per altre cose, come nel caso di Gennaro che ci interessiamo della disabilità, che a Napoli manca proprio la rete, cioè ci sono tantissime associazioni,
ci sono tantissime forze che operano sul territorio, per qualsiasi argomento, l'ambiente, la salute, la disabilità, quasi, però non c'è rete, non c'è coordinamento. Quindi credo che con questa fiaccolata la cosa più importante che si sia potuta fare, e spero vivamente che non si dispenda questa unione di intenti, a prescindere diciamo da eventuale corrente politica a cui uno può essere, può appartenere o meno, perché questo è fondamentale. Io credo che soltanto questo ci possa aiutare come cittadinanza attiva, cioè proprio la comunione di intenti. E quindi insomma questo era quello che ci tenevo a dire. Umberto. Allora, prima di tutto voglio avvisare i presenti che tutto quello che doveva essere fatto, sia per quanto riguarda le comunicazioni al sindaco Figgioria della richiesta di tutto cittadino, sia per quanto riguarda i passaggi qua al commissariato di PS di Pianura, sono stati fatti. L'ultimo l'ho fatto stamattina, perché mi hanno telefonato stamattina con urgenza dal commissariato dicendomi che loro avevano bisogno di notizie più dettagliate in merito al percorso e alla durata, cosa che ho dovuto fare stesso stamattina da solo, perché sennò non ce l'avrei fatto, perché dall'altra parte lui mi diceva che se non avessi portato questa cosa stamattina lui mi annullava anche la precedente, quindi ho dovuto fare le cose in fretta e furia, l'ho scritta io e l'ho pure protocollato, oppure portato all'altro commissariato, il quale dirigente mi ha espresso pure una perplessità. Ci ha detto che vi siete resi conto del percorso che dovete fare? Io ho detto sì, mi sono resi conto. Cioè, io sono 3,5 km. Sì, ma noi stiamo lavorando anche per voi, cioè non è che insomma, ci preoccupiamo noi, ma cioè, voglio dire, ma qua nessuno è immune. Guarda il marito tutto quanto, chiunque si può fare una radiografia e cambia la sua vita. Quindi noi ci stiamo sforzando. Anche per lui è passato proprio perché nessuno è immune purtroppo da questa cosa. Un'altra cosa che volevo dire è che insomma, volevo parlare un attimo dell'anima di questa manifestazione, che nasce con uno scopo nobile e deve, secondo me, come devo dire, sfumare sempre con uno scopo nobile, senza scontri, senza valori, senza teste calde, senza lì. Perché io penso che il motivo principale di questa manifestazione è la rivendicazione della dignità strappata nel corso degli anni a noi che abbiamo la fortuna di stare qua e a quelli che purtroppo non ci sono più. Quindi noi dobbiamo riportare alla luce quelli che hanno dato la loro vita, purtroppo, per la criminalaggine delle amministrazioni locali, di tutti quelli che hanno preferito, voglio dire, consumare questi reati, pur sapendo che comunque la popolazione poi avrebbe subito danni, e rivendicare giustizia, cioè questo è l'intento della manifestazione. Non c'è altro, assolutamente. Quindi ben vengano associazioni, che bandiere, senza bandiere, che magliette, che cose, no, la politica sulla morte purtroppo non c'è poco da fare, devo dire, anche perché fino ad oggi insomma, la politica non è che ha fatto in modo insomma, che queste cose non avvenissero, insomma, non avvenissero, ma invece le ha consumate, voglio dire, in qualche modo, perché se qualche politico anche di alto livello purtroppo è stato un po' distratto su questo argomento, insomma, è bene che ne senta anche un po' quel peso, insomma, questa cosa. Quindi dal punto di vista delle autorizzazioni posso scrivere che sono state fatte. È stato comunicato, sono stati fatti tutti i passaggi. Perfetto. Domani farò questi due striscioni che porteremo davanti al corteo, insomma. Giovanni. Posso dirti una cosa? Il percorso materiale ci dici quale state prevedendo? Allora, io ho segnalato, andiamo per adesso indietro perché sono diritto. Allora, io perché al commissariato mi hanno fatto problemi proprio sul percorso della locanda. Allora, ho segnalato la partenza dalla discarica, l'hanno mezz'ora di tempo per l'arrivo
dalla riva alla discarica e poi la partenza, quindi sul piano mezz'ora, sette e mezza, che sette e mezza o sette? Sette e mezza la partenza, quindi l'organizzazione del corteo e si parte alle sette e mezza, abbiamo mezz'ora di tempo per partire. Poi dopodiché ho evidenziato il fatto che comunque con noi potrebbero esserci persone ammalate, meno ambienti, persone che hanno difficoltà a camminare, e quindi durante il percorso potrebbe essere prevista qualche sosta di 10-15 minuti, perché penso per dare il tempo matematico di rigenerarsi e poi ripartire. La parte finale praticamente è dove sta la rotonda Giustino, Don Giustino. È stato Don Giustino. Cioè, tutta via montagna spaccata, sempre la stessa strada. Prima della parte principale. Esatto, quello che hai fatto con la macchina. Quindi volendo, noi possiamo anche fermarci. Insomma, un chilometro, un quarto d'ora fuori a parlare tua per ricordare il 2008. Fermarci a Spazio, insomma, la parte finale dove è stato Don Giustino di Sorrento, là dove è previsto quello scioglimento del corteo. Va bene, la parte finale. Allora, io sono Gianni Carlucci, leggo della fascia corsia del Corrimento Comitato del Fuoco e veniamo da Lago Patria, insieme a tutti. Allora, io volevo dire prima delle premesse, cerco di essere veloce. La prima cosa che volevo dire è che l'associazione ECO contribuisce alla partecipazione di questa manifestazione, perché avete parlato già tanto di questa, dell'atto morale, dell'atto come era emotivo. Però quello che io volevo dire è che innanzitutto non mi trovo d'accordo che il Movimento 5 Stelle debba per forza entrare in questo merito, come ha detto prima la signora Lì. Il Movimento 5 Stelle, se vuol dire, viene come singolo nella manifestazione, perché il Movimento 5 Stelle è composto da persone singole e non da associazioni o da associati, quindi ogni persona entrerà singolarmente in questo corteo. La seconda cosa mi sembra giusto fare... cosa che non eri d'accordo di... No, ha detto proprio questo. Mi ha detto proprio questo. Cioè, no, che ci detto noi. No, ci siamo sempre. Il tuo noi... Noi è perché, scusami, noi è senza bandiere, cioè la partecipazione con tutti i rappresentanti. Era inteso questo, perdonami. No, perché questa manifestazione nasce senza partecipazione. Attiva che fa l'associazione. Bene, volevo dire soltanto che noi siamo conosciuti. Se può partecipare, ci fa piacere. Si può partecipare, si può partecipare. Non fatto le pareti, non è nessuna bandiera. Cioè, volevo dire, la Piazza ci conosco, cioè... Sto dicendo una cosa ben precisa, che è questa manifestazione senza bandiere fatta da associazioni sul territorio, viene fatta da persone che stanno sul territorio, associazioni, comitati, perfetto, punto, chiunque altro può venire, viene singolarmente senza scorrere forse bandiere politico o è per questo motivo perché la polizia può intervenire su determinate cose, ma su situazioni organizzative interne io mi trovo d'accordo con lui che ci vuole non un servizio d'ordine come si può pensare per chi vede la manifestazione, insomma, le condizioni d'ordine, arrivo pure il mazzo in mano, non un servizio d'ordine, ma un servizio d'ordine dove si alza la bandiera, un po' a chiamare e si fa gli abbassare la bandiera. Okay. Quindi servirà alcune persone che gestiscono e controllano il rispetto delle regole e di altre cose. Le bandiere, queste cose. Questo è quello che vuole. Anche un punto di riferimento per le persone. Alle persone, quindi avere allora dobbiamo instaurare un servizio d'ordine. Per alzata di mano, secondo voi dobbiamo instaurare un servizio d'ordine? Ma solo per le bandiere, servizio informativo. Senza bandiera comunale, quindi servizio informativo e sicurezza. Abbiamo fatto la domanda. C'è bisogno di un'attività. Non è il nome, 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 non è